Benvenuti su Proconto, il canale YouTube dove troverete video interessanti e curiosi su vari argomenti. Qui potrete scoprire i pro e i contro di diverse scelte, ma anche ascoltare strane storie realmente accadute che vi lasceranno a bocca aperta. Allora, trovate un posto comodo perché si inizia. Reddito di cittadinanza abolito, scontri a Napoli tra manifestanti e polizia. Ciao a tutti e benvenuti su Procontro. Oggi parliamo di una protesta che ha scosso Napoli e che riguarda il reddito di cittadinanza, la misura introdotta dal governo Conte e abolita dal governo Meloni. Vediamo insieme cosa è successo, quali sono le ragioni dei manifestanti e quali sono le possibili soluzioni. Il 28 agosto 2023, circa 400 persone si sono radunate in piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria di Napoli, per protestare contro la sospensione del reddito di cittadinanza, che ha colpito oltre 21.000 famiglie napoletane. Si tratta della quarta manifestazione dopo quelle di fine luglio e inizio agosto, che hanno visto i manifestanti passare davanti alle sedi di Fratelli d'Italia, INPS, prefettura e comune. Questa volta, però, la protesta è degenerata in scontri con le forze dell'ordine, che hanno cercato di impedire ai manifestanti di accedere alla rampa autostradale di Via Marina. Un gruppo di donne è riuscito a scavalcare il muretto che separa la strada dall'autostrada, seguito da altri manifestanti che hanno sfondato il cordone di polizia con colpi di manganello. Il traffico è andato in tilt e la tensione è salita alle stelle. I manifestanti hanno gridato slogan contro il governo Meloni e hanno chiesto il ripristino del reddito di cittadinanza, affermando di essere disperati e di non poter vivere senza un sostegno economico. Alcuni hanno esposto striscioni con scritto "Vergogna e il lavoro o non lavoro, vogliamo campare". Ma cos'è il reddito di cittadinanza e perché è stato abolito? Il reddito di cittadinanza era una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotta nel 2019 dal governo Conte, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Consisteva in un assegno mensile variabile da 280 a 780 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito disponibile. Per accedere al reddito di cittadinanza era necessario avere un ISEE inferiore a 9.360 euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro, 10.000 per i nuclei familiari. Il reddito di cittadinanza era vincolato alla ricerca attiva di un lavoro, alla partecipazione a percorsi di formazione o riqualificazione professionale e all'adesione a progetti di utilità sociale. Inoltre, il reddito di cittadinanza era vincolato alla ricerca attiva di un lavoro, alla partecipazione a percorsi di formazione o riqualificazione professionale e all'adesione a progetti di utilità sociale. Inoltre, era prevista una carta per l'acquisto di beni alimentari e farmaceutici. Il governo Meloni, insediatosi nel 2023 dopo le elezioni anticipate vinte dalla coalizione di centrodestra formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ha deciso di abolire il reddito di cittadinanza, ritenendolo una misura assistenzialista, inefficace e disincentivante al lavoro. Al suo posto, ha introdotto una riforma del sistema fiscale basata sulla flat tax al 15% per le famiglie con un reddito fino a 50.000 euro e al 20% per quelle con un reddito superiore. La decisione del governo ha provocato la reazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, che si sono sentiti traditi e abbandonati dallo Stato. Molti di loro hanno denunciato la difficoltà di trovare un lavoro dignitoso e stabile, in un contesto economico ancora segnato dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19. Altri hanno lamentato la mancanza di servizi sociali adeguati e la scarsità di opportunità formative. Quali sono le possibili soluzioni a questa situazione? Da una parte, c'è chi chiede al governo di ripensare alla sua scelta, e di ripristinare il reddito di cittadinanza o almeno una forma transitoria di sostegno per le famiglie più bisognose. Da un'altra parte, c'è chi sostiene che il reddito di cittadinanza sia stato un fallimento e che sia necessario puntare su politiche di crescita economica, di incentivazione al lavoro e di rilancio del Mezzogiorno. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti e se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un saluto e alla prossima su Procontro!